avuto la mia diagnosi che ero già over 40, ho avuto questa reazione molto rapida, no? Ma ho detto devo farcela comunque da solo, cioè, so di avere degli strumenti dentro, so di, devo capire come vanno. La percezione che era la fine del percorso, cioè comunque sei a rotelle, comunque farmaci, comunque medicamenti per, no? Il mio atteggiamento verso la malattia è questo, cioè io scorro, io non sono un guerriero, che molti si definiscono guerrieri. Guerriero vuol dire combattere, no? Vuol dire allora dare veramente un'importanza al tuo avversario, e il tuo avversario è gigantesco. Perché la S di sclerosi, che vuol dire sofferenza e tutto quello che pesante si può trovare, in realtà davanti alla parola correre la trasforma in scorrere. A me questa cosa mi piace. Però è proprio quello, no? E rallentare, poi cominciare a vedere le cose con un'altra velocità, per cui allora quella sofferenza può trasformarsi in successo, in saggezza, tutto quello che vogliamo. È un viaggio, ognuno ha il suo percorso e, ripeto, siamo nello stesso fiume, ma non nello stesso punto. A qualcuno la cascata non è ripida, qualcuno ha difficoltà a vedere, ma cammina meglio di me. Io vedo benissimo, parlo, mi tartaglio, però ho difficoltà a camminare. Ma resto sempre un padre, un uomo, un individuo, dei valori, e quei valori non me li toglie la malattia. I figli, quando ho avuto la diagnosi, non erano molto grandi, no? Io ho avuto la diagnosi nel 2011, io ho una bambina nata nel 2002, mia figlia, e nel 2005 quell'altro, Davide, Aurora e Davide, principessa Michiko. E per cui in un primo momento non era necessario, non avevo nemmeno anche loro gli strumenti per capire quello che succedeva, e poi ho reputato che non era il caso di spaventare subito. Finché poi, anni dopo, stando quindi più a contatto con loro, a un certo punto ho capito che era il momento di comunicarli, perché cominciavano a vedere che io non partecipavo a tante cose che facevano loro. E allora ho capito che lì magari loro cominciavano a farsi delle idee, a fare dei pensieri, perché fondamentalmente la comunicazione è una delle cose fondamentali di questa malattia, non soltanto con i figli, in generale. Una certa possibilità di aprire gli occhietti ti dà, se hai voglia di aprirli, chiaramente, perché, voglio dire, ognuno ha la sua, un modo di raffrontarsi con questa cosa. Però è una cosa da fare, secondo me. Mi sono iscritto in gruppi di Facebook giusto per vedere com'era il mondo nel quale sto vivendo, come si comportavano anche le altre persone. E appunto la maggior parte, come era di circa la maggior parte delle persone, erano estremamente spaventate. E comunque le domande che facevo erano soltanto riferite a che farmaco, effetti collaterali. Quando poi ho capito chi era questo oscuro passeggero, che era il saluto mondo, ho detto bene, adesso so con chi mi posso relazionare. La vera molla l'ho avuto il giorno della diagnosi. Io ho avuto un tempo di reazione che molti mi hanno detto assurdamente veloce. Una frase di un film che mi era piaciuto tanto, che è il Nuovo Cinema Paradiso, e la frase era: ora che ho perso la vista, ci vedo meglio. Quello che mi sta capitando è talmente importante che bisogna fare qualcosa per, comunque, no? Non è, le cose non arrivano per caso. E poi mi sono detto: il mio decorso comunque è lento, perché è una forma così, non ci sono dei picchi, la fase di remissione, è un lento aumentare. E allora da lì ho iniziato appunto a recuperare un po' tutto quello che avevo fatto prima, a documentarmi, a sperimentare diverse cose, e ho visto i benefici che potevo avere, per esempio da cambiare l'alimentazione, devo stare, vivere meglio possibile e consumare meno energia possibile. Per quello dico che allora
è più facile digerire un'insalata piuttosto che una bistecca al sangue con un contorno fritto, no? Per cui allora forse l'idea di avere un'alimentazione più sana, per prendere più flusso sangue, forse è una cosa giusta. E io mi sono reso conto che volevo anche un po' di tempo per me, per capire lì dentro la sala controllo cosa stava succedendo. Per cui anche lì, per quello, ho iniziato a sfruttare meglio la mattina, a fare esercizi di respirazione, di scrittura. Per cui la malattia in fondo è... l'esempio, il passaggio, il cambio, può essere una curva, una cascata, acqua sotto. Per cui io la malattia l'ho vista così. E in questo fiume sono con la mia barca, no? Per cui in realtà noi malati siamo nello stesso fiume, ma non siamo sulla stessa barca e non siamo nemmeno nello stesso punto del fiume, no? Però ognuno di noi ha una barca e su questa barca tu fai salire chi vuoi, fondamentalmente. E poi è salito questo simpatico passeggero non guidato, che pretende anche di guidare il timone. Ci sono delle cose che si possono fare, secondo me, per la malattia. Ci sono diversi ambiti, può essere l'alimentazione, può essere l'esercizio fisico, può essere la spiritualità, può essere la mente, oppure lamentarsi, per carità. Anche io mi lamento ogni tanto, non sono felice della mia patologia, piace, ne farei volentieri a meno. Però c'è, e per cui la sto guardando negli occhi. Non sono né un medico né un niente, non sono uno specialista, non sono un neurologo, sono un paziente. La mia esperienza l'ho fatta sulla mia pelle. Non esistono problemi su opportunità, non esistono malattie su opportunità. La malattia può diventare un'opportunità di crescita.